Ben ritrovati, una caldissima mattinata di piena estate che trascorreremo con l'amica Annarita a San Cesario all'insegna della bontà, del gusto e dei tanti profumi salentini. Ciao Annarita, come stai? Bene, bene, molto bene. Ben trovata. Grazie, anche a voi. Accaldatissime oggi. Beh sì, ma il caldo è giusto che ci sia, altrimenti che state? Assolutamente, ci piace, ci piace. Noi l'estate... Poi noi salentini siamo abituati. Ci piace. È la seconda Africa, insomma. Esatto, esatto, esatto. E a proposito d'estate, di caldo e di Salento, che cosa prepariamo allora, oggi? Allora, oggi di Salento, come al solito, come l'anno scorso, ho fatto sempre il solito gemellaggio mare e terra, perché insomma il profumo del mare nelle nostre case non deve mancare d'estate. E quindi faremo una bella ricetta, dei fagiolini con della pasta e in più con dei frutti di mare. Ah, quindi adesso, facciamo allora, usare questi sì, ingredienti. Delle cozze nere, delle vongole, dei gamberetti, abbiamo i pomodorini, i datterini in modo particolare, dico datterini perché si associa bene a questo piatto, perché il datterino ha un sapore dolciastro, quindi lega molto bene con questi ingredienti. Okay. Poi io, come al solito, come sempre, mi faccio della pasta. Se voi notate bene, guardate, guardate, ho fatto qui della pasta che gli assomiglia al fagiolino. Guardate che meraviglia, eh? Ok? Per cui una volta che uniamo e facciamo un unico piatto, vedremo questa pasta che si confonderà con il fagiolino. Questi sono i fagiolini, i famosi fagiolini rampicanti. Tutto ciò che vedete, ragazzi, all'infuori delle, insomma, dei frutti di mare, questo viene prodotto qui. Ah, in questa campagna a chilometro zero, sta qui di fronte a noi. Questo è una cosa molto importante che vi vorrei dire. Purtroppo il mondo sta andando a rotoli. Ci poggiamo su costruzioni, troppo ci poggiamo sulla cosa visiva, ma non abbiamo capito che se non rispettiamo la terra, noi possiamo avere anche miliardi, certo, ma non mangeremo. Allora, la terra non rispetterà noi. Non rispetterà. Io invece cerco di rispettare quanto più è possibile questa terra, perché per me il tesoro maggiore è questo. Certo. Oltre la terra, diciamo, la base della vita, la base di tutto è la terra. Quindi ragazzi, questo esce tutto qui con niente, con un ciclo biologico, animali, terra e via dicendo. E quindi, amore, e amore, pazienza e tempo. Questo è la mia vita, cioè la dedico al 100% in tutto. Allora, incominciamo a cucinare. Sì. Allora, noi mondiamo i fagiolini. Sì. E li mettiamo in acqua a bollire. Io l'ho fatto questa cosa giusto per accelerare un po' i tempi. Certo, perché poi per bollire i fagiolini ci vuole un po' non di tempo. Allora, sai che mi piacciono moltissimo i fagiolini e che d'estate li mangio allora, in tutti i modi. È una cosa importante che il fagiolino piccolo ha dei nervetti, quindi va tolto il nervetto. Il fagiolino rampicante nervetti non ne ha, guarda. È vero. E quindi è molto più salutare questo che non quello piccolino. Quindi basta semplicemente pulirlo, togliere le estremità e basta, e bollirlo. Noi cuociamo la nostra pasta nell'acqua dove abbiamo già bollito i fagiolini. Perché così assorba ancora di più il sapore del fagiolino. Allora, mettiamo dell'olio d'olivo salentino. Purtroppo è vero che costa tanto, però non bisogna mai stringere. Dobbiamo abbondare. Perché, Annarita, quello che ci mettiamo ci troviamo poi alla fine. Allora, puliamo uno spicchio d'aglio. Sì. Importante un'altra cosa, le cipolle. Se abbiamo la capacità di trovare la cipolla nostrana, è la migliore cosa, perché ha una pasta molto più morbida, quindi si scioglie con più facilità e insomma lascia nell'olio un sapore molto più delicato. Ah, ecco, okay. Mentre le cipolle che compriamo rosse, quelle che non sono nostre, insomma, dai, cerchiamo di rispettare i nostri territori. Siamo ognuno d'accordo. Il proprio territorio. E quindi usiamo. E poi ognuno di noi la nostra Italia. Quindi mettiamo allora, sia l'aglio che la cipolla. Allora facciamo imbiondire poco poco. Adesso mettiamo i nostri datterini. Adesso facciamo soffriggere poco poco i pomodori che si dischino poco poco. Si ammorbidiscano più che altro. Intanto ci puliamo le cozze. Una cosa molto importante. Sì. Le cozze non va mai tolto prima del tempo. La parte che viene, che si attacca. Perché una volta che... Possono morire. Muoiono perché vengono sbudellate. Ah, ecco. Allora che succede? Oltre al morire diventano più amarognole. Quindi bisogna farlo poco prima bisogna della farlo al momento.
Quindi, ah, ecco, questo è veramente un piccolo questo segreto. Questo è un segreto, eh? Ecco, questo è un segreto da pescatore, quindi vi sto perché dando... tu sei anche quello, o no? Beh, sì, sì, sappiamo che hai una grande passione per il mare. Quindi stiamo mettendo, guarda, stiamo mettendo le piccoline piccoline. Allora, questo guscio nel soffriggere darà un tocco maggiore, non sembra, ma in realtà invece è così. Darà un tocco maggiore. Queste cozze nell'aprirsi daranno ancora di più una spinta maggiore al sapore. Al gusto, certo. Come si suol dire, un signore disse alla sapore. Alla sapore! Dobbiamo subito lavorare. Allora, questi, diciamo, i frutti di mare, come ben sappiamo, non devono essere molto cotti, altrimenti diventano troppo secchi e quindi non si avrà quel gusto. Devono di comunque assaporare. Rimanere morbidi. Ok. Noi mettiamo prima le cozze, così nel momento in cui loro si aprono con il calore, eliminano l'acqua e daranno quel gusto. Il gusto è un pochino pure di liquido, eh, da poter, sì, che è ancora di più soffriggere il pomodoro. Ecco qui. Come prezzemolo e altri odori non ne metto. No, niente? No, perché il fagiolino, perché abbiamo già il fagiolino. Abbiamo il fagiolino che intanto qui sta bollendo, però ecco, dobbiamo qua lasciare un pochino. Aspettiamo un po'. Perché sì, dobbiamo mettere prima tutti i frutti. Nel momento in cui poi mettiamo pure i fagiolini, mettiamo possiamo la pasta. Perfetto. Perché poi va versata subito, la valva è aperta, noi mettiamo le vongole. Ecco qua, guardate che ricca questa. Allora, questa può essere anche una cucina per riciclare i pranzi del giorno prima. Tanto per dire, qualcuno ha fatto per esempio le cozze pepate. Magari qui, sono rimaste. Magari sono rimaste, oppure i fagiolini li ha lessati il giorno, certo, prima per fare un po' di verdura. Un po' di... Allora, senza buttare perché mai, è peccato. Mai, mai, mai in cucina. Allora, il giorno dopo bisogna fare... Io ho fatto questa pasta, ma comunque si possono comprare, certo, tranquillamente i bucatini. I bucatini sono proprio quella, la pasta che giusta. Si sposa, ok. Che si sposa bene. Perché avendo quel buchetto si riempie di sughetto, sì, quindi è più gradevole. Guardate, ecco. A noi serve questo intingolo bello. Guarda, liquido qui. Ecco, perché qui nel soffriggere poi il fagiolino e le cose e deve dare la possibilità che si amalgami bene. Guardate che colori stupendi e che meraviglia. Guardate, questi qui sono i colori dell'estate, mamma mia. Anche perché d'estate più verdure colorate usiamo meglio è. I carotene ne facciamo più belli proprio possiamo essere. Eh beh sì. Ma i salentini sono tutti belli, anche fuori di me. No, no, non è così. Cioè, è così che sono tutti belli. Non siamo tutti belli. Ecco qua. Adesso gli diamo una buona tirata. Quindi li lasciamo andare un po' così, sì, Annarita? Si devono insaporire. Insaporire, cioè, anche i nostri fagioli. Tutte le cose devono avere il tempo loro per avere la possibilità di prendere quel sughetto e comunque assorbirlo. Ecco, certo, scusate. Certo, ma non... certo, certo. Quindi ne assorbono un po' di più, un pochino. Intanto io adesso ci posso mettere la pasta. Ah, ci siamo già? Beh sì, perché intanto si cuoce la pasta, loro lasciamo già andare anche. Anche perché poi con la pasta dobbiamo continuare pochino, pochino altro. Ok, ok. È tutta roba fresca, super fresca. Ecco perché serve oltretutto pure il fagiolino lungo, perché una volta che poi metti la pasta, essendo lungo, si intreccia, si fa esattamente quindi, come sì, la nostra quando, pasta con la forchetta, quindi, quando mangi riesce a girarsi bene, a prendere pasta e fagiolini e quindi si mangia. Che bello. Questo piatto come nasce, Annarita? Questo piatto nasce sempre perché amo fare esperimenti, amo usare... Questo è nato proprio apposta, quando ho detto prima, da riciclo, cioè non da riciclo, da consumare per non i piatti del giorno prima. Mi erano rimaste delle cozze pepate, avevo questi fagiolini che erano rimasti, però erano crudi quella volta. Erano certo, crudi. Certo, quindi, quindi hai detto, ma proviamo, tentiamo. E alla fine quel tentativo è stato buono. Il gamberetto se si cuoce troppo diventa duro e non ha più sapore. E quindi non quindi dobbiamo metterli molto prima. Deve essere morbido, ma comunque che rilasci il suo sapore.
e quindi li mettiamo adesso. Tempo giusto di girarli un attimo e adesso mettiamo la pasta. Anche perché il gamberetto, come sappiamo, si può mangiare anche crudo. Quindi basta veramente una cottura veloce. Si può mangiare anche cruda, non va mai cotta tanto. Questo è, diciamo, sono dei piccoli segreti culinari. Rimane morbido, idratato, gustoso. Guardate che meraviglia. Guarda, questo filo di pasta è questo delizioso. Lo uso io, lo faccio per usarlo sia per fare una pasta alla genovese che per queste, diciamo, ricette. Che bello. E che profumo, mamma mia, mamma mia. Ancora non è niente. Mamma mia. Ecco qui, dalla padella alla brace. Ah, e adesso mettiamo la nostra pasta fresca. Questo è l'ultimo passaggio, questo vero Annarita? Questo è il passaggio finale. Mettiamo la pasta e la facciamo insaporire. Allora, questi sono dei piatti veloci per l'estate, per chi vuole mangiare bene ma non vuole stare molto nei fornelli. Perché appunto fa tanto caldo. Perché questo è un bel piatto ricco, sì, completo, gustoso, ma diciamo anche abbastanza veloce. Ora mi direte perché ha preso quella padellina così piccola con tanti ingredienti. Scommetto che te lo sei chiesto. Potevamo scegliere una di un qualche centimetro in più, per esempio? Allora, c'è un motivo. C'è un motivo. Quanto più larga è, più velocemente asciuga il sughetto. Ah. Meno larga è, più sughetto mantiene. E chiaramente noi non dobbiamo far asciugare quello che abbiamo creato, brava, perché si deve insaporire per bene. Quindi pazienza, se faremo un po' di fatica ad amalgamare tutti quanti gli ingredienti, compresa la pasta, ma è fondamentale perché non dobbiamo far asciugare tutto. Guardate che meraviglia di colori anche, tra il bianco della pasta, estivo, il verde del fagiolino, il rosso dei pomodori. E l'odore del mare. Mamma mia. Molto importante. Il mare non deve mancare sulle nostre tavole d'estate. Guardate che colori, che meraviglia. Vieni Narita, vieni. E infatti guarda, esattamente come dicevi tu, guardate qui, io prendo la pasta e i fagiolini. È andata anche stavolta? Narita, io penso che oggi non potrò chiudere il servizio. Non potrò salutare i telespettatori. Come facciamo? Vi saluto io. Era giusto quello che dicevo? Questo matrimonio? Come faccio? Io non posso fermarmi. Procedi. Tanto alla fine... Ne assaggio un'altra per i nostri telespettatori, per Sandro, per chi vuole avere la certezza, giustamente, che questo piatto sia veramente come dico. Allora, il merito è sicuramente degli ingredienti che noi ci mettiamo nel piatto, perché il gusto di questa pasta è favoloso, i fagiolini sono incredibili e quindi il risultato è, i fagiolini e tutti gli altri ingredienti che ci abbiamo messo sono pazzeschi, quindi il risultato è incredibile, ma certamente l'ingrediente fondamentale è la passione che tu ci metti per realizzare un piatto del genere, perché altrimenti questo gusto sarebbe veramente inspiegabile. L'arte culinaria nasce come l'arte, come la musica. Chi ama la musica fa spartiti, fa tutto. Chi non la ama fa soltanto degli obbrobri. Beh, la cucina è lo stesso. È la stessa cosa, è la stessa, vero? Cosa. Comunque... è qualcosa che comunque è innato, non la puoi inventare. Cioè, la inventi per migliorare, ma non la inventi, giusto? Esce sempre qualcosa. E comunque ci deve essere davvero una grande passione, un grande amore, perché altrimenti non mi spiego com'è che un piatto possa essere davvero così, così buono. E dice tanto pure la materia prima. Io posso fare gemellaggi che quelli che voglio, ma se la materia prima non è buona, comunque non uscirà mai un piatto
giusto. Questo piatto è veramente un trionfo, Enrica. Adesso mi siedo, anzi ci sediamo, certo, insieme a Sandro che mi diceva di stringere perché non vede l'ora anche lui di assaggiare questo piatto. Ma favoloso. Sì, dai, ce ne ci ce sediamo. Per... Ok. E ce la tanto qua, diciamo stiamo lì. Dopo il cappuccino. Ma sì, dai. È perfetta. La roba salata funziona. Sempre. Grazie di cuore Anarita, grazie come sempre, io sempre per questo un piacere, piatto, per questa ricetta e per la tua straordinaria ospitalità. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Sicuramente ci saranno altre occasioni per scoprire, ma sì, nuove ricette. Anche perché poi avrei voglia pure di insegnare alle casalinghe che seguono questi diciamo queste trasmissioni, di iniziare a insegnare il consumo dei prodotti rimasti e che la spazzatura non li prenda più. Brava, brava, io sono contro lo spreco in cucina. Anche perché, allora, il discorso è, sprecare significa non rispettare coloro che ci hanno messo una vita o ci mettono una giornata per poter lavorare e far crescere qualcosa. Perché la gente che non sa pensa che aprendo il rubinetto esce l'acqua. Sì, l'acqua esce, ma dietro c'è del lavoro. Ho un fagiolino, ah ma dai un fagiolino, ma ci vogliono mesi e mesi. E è ogni vero. Giorno è come un figlio, bisogna crescerlo. Quindi buttare anche un fagiolino. È oltre allo spreco economico, allo spreco no, è uno spreco. È una uno mancanza di rispetto morale. Sono per d'accordo. Chi lavora. Bisogna aprire il frigo, rendersi conto di quello che si ha. Consumare prima tutto e certo, poi ricominciare. Questa voglia di vedere sempre queste cose, questi frighi sempre stracolmi, non è per questa nuova società, è giusto che riprenda il passato, perché dal passato noi siamo arrivati qui. Se continuiamo ad andare allo spreco, poi non so come andrà a finire. Sono d'accordo con te, questo piatto è un esempio, magari ne faremo vedere degli altri. Ma infatti io voglio che si inizi di nuovo ad avere il frigorifero meno pieno, a fare comunque delle scelte ben precise, consapevoli, e consumare ciò che sia. Sono d'accordo, per cui scopriremo sicuramente. Facciamo anche altre una lezione. Ecco, facciamo oltre alla lezione culinaria anche una lezione di vita. Grazie Anarita, grazie a voi tutti. Torneremo prestissimo. Ma sicuramente. Quando volete, non c'è problema, anche ogni giorno. Tanto io ogni giorno cucino per mangiare. L'invito è accettato. Alla prossima, ciao. Io me lo mangio.